felicissima quando riesco a filmare. E qua dietro, come al solito, c'è l'intruso gatto Denver, che deve sempre essere presente nei miei video, ormai si è capito. Comunque mi è arrivato un mega, davvero, era gigantesco, un pacco dall'Occitane, e oggi voglio farvi vedere tutto quello che c'è all'interno, e ci sarà anche una bella sorpresa per voi, quindi stay tuned per la sorpresina. Voglio specificare anche che l'Occitane è un brand con cui lavoro, ma è anche un brand che io acquistavo prima di iniziare a fare YouTube e prima che mi chiedessero di collaborare, quindi sono particolarmente felice di lavorare con questo brand, e è arrivata l'ora davvero di spacchettare tutto. E io, come al solito, non ho aperto nei miei video, io non apro mai niente prima, quindi sto per scoprire assieme a voi tutto il contenuto di tutti questi cofanetti regalo, quindi sono molto curiosa. E voglio anche menzionare che sono tutti molto carini, non vedo l'ora di metterli sotto l'albero. Credo proprio che poi richiuderò tutto e metterò tutto sotto l'albero, perché sono troppo belli da vedere, sono proprio dei pacchetti regalo. Apriamo il primo. Oggi è Natale praticamente. Apriamo il primo con la mia musichetta immancabile. All'interno c'è un concentrato di latte per il corpo, con questa confezione molto vintage. Che carina, deve essere super super idratante. Poi c'è un sapone esfoliante alla mandorla. Mamma mia, questo pacchetto profuma che è una meraviglia. Poi c'è, devo andare veloce perché ho un sacco di roba da farvi vedere. E poi c'è uno shower oil, interessante e carina questa confezione, da poter portare in giro quando viaggio. E poi c'è una crema mani ed unghie, le creme mani dell'Occitane sono imbattibili. Poi c'è questo che è tipo un gingillo, questa confezione regalo ricorda molto un gingillo da appendere all'albero di Natale, e penso proprio si possa appendere, e vediamo di aprirlo insieme. Guardate che carino, è bellissimo, è proprio un vero e proprio gingillo dorato con le stelline. Vediamo di aprirlo, aiuto, uno spacchetti le cose, è una situazione bellissima. Questo sapone lo conosco bene perché ce l'ho già e lo amo, è super super delicato ed è un, appunto, un sapone con foglie di verbena, credo si dica in italiano, non lo so. E poi c'è una mini crema mani, io amo le confezioni mini per quando viaggio, mi salvano la vita. E questa è una crema gel in realtà. E poi c'è questo che è invece una crema per il corpo, e vi avevo anticipato che ci sarebbe stata una sorpresa in questo video, ed è arrivato il momento di svelarla. La sorpresa è questo cofanetto di L'Occitane in collaborazione con un brand che ormai è diventato famosissimo, che è un brand di gioielli, si chiama Lou Yetou, non sono sicura di pronunciarlo bene, scusatemi se ho sbagliato la pronuncia. E questo cofanetto è molto speciale perché ci sono due prodotti L'Occitane, ci sono due creme mani, una è la crema alla rosa, wow, e poi c'è la crema classica, quella per pelli secche. Ma visto che si tratta anche di un brand di gioielli, all'interno di questo cofanetto ci sono anche tre anelli dorati regolabili. Eccoli qua, sono molto semplici, molto eleganti, si possono indossare sia da soli che tutti e tre o due assieme. Mi piacciono molto questi anelli perché sono molto discreti. La sorpresa qual è? La sorpresa è che questo cofanetto è in regalo se andate sul sito L'Occitane e acquistate qualsiasi cosa oltre i 15 euro, inserendo il codice Nicole prima del checkout. Ci sarà, vi metterò in sovraimpressione il codice che è il mio nome, comunque ci sarà in regalo questo cofanetto appunto per voi. Quindi spero che vi piaccia questa idea, è un mio omaggio speciale per le feste. Poi c'è questo piccolo beauty case. Ah, ricordo molto a me quando vado a fare shopping con tutte le borse e sorriso stampato in faccia. E vediamo che cosa c'è all'interno, mio Dio, io amo scoprire i prodotti. Allora, ci sono due saponi, profumano buonissimo, e sapete la mia fissa per i saponi, quindi uno è al latte, oh mio Dio, questo sarà pazzesco, e questo anche perché sarà super, super idratante, al burro di karité. Poi c'è un, no, due piccoli, piccole creme mani, entrambe, una per, entrambe per pelli secche, quindi sono molto interessanti, io ho sempre le mani secche in inverno. Poi ci sono invece cinque, se so ancora contare, ci sono cinque mini. Allora, uno è un balsamo per capelli, poi c'è shower oil, come quello che abbiamo visto prima, questo è un po' piccolo, poi c'è uno shampoo,
amo, amo, amo questi prodotti, visto che a gennaio sono praticamente in viaggio tutto il mese e anche inizio febbraio mi saranno molto utili. Poi crema corpo e questo è invece uno shower gel. Poi c'è quest'altro pacchetto molto carino, sempre con me che faccio shopping con sorriso stampato, e vediamo che cosa c'è all'interno. Questo, wow, sono tutti molto belli, devo dire, questi cofanetti regalo. Allora, qui c'è bouquet alla vaniglia ultra soft cream, quindi una crema ultra idratante per il corpo. Apriamola, annusiamola soprattutto. Oh mio Dio, un profumo paradisiaco. Mamma mia, è buonissimo, mi viene fame. Io non devo annusare roba che sa di vaniglia, perché poi ho fame, garantito. E poi penso ci siano, sì, altri due prodotti sempre alla vaniglia. Uno è un lip balm. In questa casa i balsami labbra finiscono alla velocità della luce, perché Tomas me li frega, ci tengo a sottolineare, e quindi questo sarà molto utile. E poi c'è una crema mani, anche questa alla vaniglia. Questo profumo è la fine del mondo, io non so descriverlo. Poi altro pacchettino super carino. Questo, cioè, ci sono sempre io, però anche le vetrine e la ghirlanda di fiori, molto carina. Tra l'altro già l'abbiamo comprata la ghirlanda da mettere davanti alla porta e sono troppo felice. E qui ci sono tre prodotti, mamma mia, un profumo, non so spiegarvi, un profumo pazzesco, un sapone sempre al burro di karité, questo però è più grande, adoro, poi un altro balsamo labbra ultra ricco, anche questo con burro di karité. Amo i prodotti L'Occitane perché sono davvero molto idratanti, molto corposi, e soprattutto le creme mani sono super idratanti ma si assorbono in fretta, purtroppo non succede sempre con tutte le creme mani. E poi un'altra crema mani per pelli secche al burro di karité, 20% di burro di karité, questa deve essere pazzesca. Poi ci sono un sacco di altre cosine e non è finita, ne ho ancora un sacco di altre da farvi vedere, preparatevi. Poi c'è questo cofanetto a forma di caramella, vediamo un po' che cosa si trova all'interno di questo cofanetto. Oh. Allora c'è la sempre la shower oil alla mandorla, se avete la pelle del corpo secca questa è pazzesca, perché non è un doccia, solo un doccia schiuma o un doccia gel, è proprio un olio che va praticamente a sostituire la crema idratante corpo dopo la doccia, quindi è tipo shower gel e crema idratante, due in uno, l'adoro. E poi c'è questa crema mani ed unghie, che è la Delicious Hands alla mandorla. Altro pacchettino che è simile a quello di prima, era un pochino più piccolino, togliamo il fiocchetto, sono troppo belli questi pacchetti regalo e credo proprio che siano ideali sia per un regalo da uomo che da donna, perché alla fin fine anche gli uomini usano tutte queste cosine, io lo so che Tomas mi frega le robe a me, quindi secondo me anche i maschietti possono apprezzare questo tipo di regalo. E questo è il pacco con i prodotti P1 che io conosco molto bene, se seguite i miei video ne ho parlato qualche tempo fa, quindi li conoscete. C'è il gel struccante micellare, questo l'ho usato già fino alla fine, adesso ho un nuovo tubetto, sono contentissima. Poi c'è il tonico, sì è il tonico, non guardo nemmeno perché li conosco. E poi c'è la crema per il viso, sempre della linea P1. Di questa avevo anche il mini size da viaggio che ho adorato, tipo adesso lo riempio perché è troppo troppo comodo. Poi continuiamo invece con i pacchetti regalo, con i cofanetti regalo. Allora, questo forse come packaging è il mio preferito, perché c'è, allora, ci sono tutte le candy cane, tutte le decorazioni natalizie, ci sono sempre io che faccio shopping, e poi c'è questo fiocchetto bellissimo. Apriamo e scopriamo insieme che cosa. C'è un altro mini size da viaggio, io amo i mini size da viaggio, e questa è la Immortal Divine Creme. Sono super super contenta di avere un nuovo mini size, ne parlavo proprio poco fa. Poi c'è uno shampoo e poi di nuovo il shower oil, che è fenomenale. E poi ci sono altre cosine, questa è una Terre de Lumière, oh, un profumo, devo dire che non ho mai provato i profumi di L'Occitane e sono super super curiosa. E questo è il mini size, che carino. Ho sempre un sacco di difficoltà a portarmi i profumi in giro perché appunto le boccette sono sempre troppo grandi, quindi questo è fantastico. E poi c'è la loro mitica mitica classica crema mani con 20% di burro di karité. Poi c'è un altro di questi gingilli bellissimi da appendere all'albero di Natale, e se quell'altro era fichissimo perché era in gold, questo è ancora più figo perché è in rose gold, io amo il rose gold, tipo una fissa. E vediamo, vediamo che cosa contiene. Ci sono tre prodottini. Allora, una è la mitica crema Cherry Blossom, questo mini size, e poi ci sono sempre della linea Cherry Blossom il shower gel e la, ah, questa la conosco molto
molto bene. Questa ce l'avevo in formato super super size. Questo è un latte per il corpo che è shimmering, quindi lascia tipo un, non voglio dire un sbrillocichio, ma lascia uno shine, quindi la pelle è molto luminosa. Io amo questo prodotto, amo, e mi ricordo che ce l'aveva mia mamma tempo fa e gliel'ho fregato e l'ho usato tutto. Un altro mega pacco, io amo spacchettare le cose. E qui all'interno vediamo che cosa c'è. Questo mi ispira molto vitamina C, perché così anche questo piacerà molto a Tomas, perché c'è la linea uomo che io non conoscevo e profuma veramente di maschio, voglio quasi dire, e si sente che è un profumo maschile. E c'è infatti un eau de toilette, un profumo maschile, e non sapevo che ci fosse la linea uomo, oh mio dio, pazzesco. Poi c'è il aftershave gel cream, quindi un gel, un gel crema dopo barba. E poi c'è il shower gel, gel doccia, e poi un sapone che hanno questo profumo buonissimo. Io ve lo dicevo che anche i maschietti amano questo genere di regalo, e quindi avevo ragione. E poi qui c'è sempre della linea Cherry Blossom la mousse shower gel, bath and shower gel, quindi è un gel da doccia e bagno. E poi c'è la crema Mani Cherry Blossom, questo è un profumo buonissimo. E poi arriviamo al mega pacco, l'ho lasciato per ultimo, questo è davvero il più grande ed è gigantesco. Vediamo che cosa c'è in questo cofanetto regalo, io adoro questi cofanetti. Allora c'è Terre de Lumière, profuma buonissimo, e questo è un eau de toilette, no, è un profumo da donna, wow, fantastico. E poi ci sono, questo è un gel doccia ed è bellissimo, è quasi un peccato usarlo, voglio tenerlo lì nel mio bagno e guardarlo perché è troppo bello, con questo tappo dorato e poi rosa, è troppo bello. E poi c'è sempre della stessa linea che non conoscevo ed è un Radiant Balm for Hands and Body, quindi un balsamo luminoso per corpo e per le mani. Fantastico, davvero, non mi aspettavo questi prodotti, mi sono piaciuti molto, non mi aspettavo, questo forse come profumazione sono i miei preferiti, ma è difficile scegliere, devo dire. Quindi questo è stato il mio super mega haul natalizio di L'Occitane, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti quale sarebbe il pacchetto che vi piacerebbe di più ricevere. Io vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!